Questa bottiglia è proprio quel che mi serve. Farò qualcosa di speciale con lei. Ma mi serve anche la mia penna 3D. Comincio disegnando intorno al collo della bottiglia. Devo creare una linea continua. A questo punto proseguo verso il basso e aggiungo ancora un po'. Mantengo la spaziatura regolare tra le linee così. Spero di non esaurire la plastica. Una volta fatto, disegno linee orizzontali. Devono incontrarsi con quelle verticali. Ti piace la casetta nuova? Penso di sì. Oh sì, shalalalala. Oh, ciao Wendy. Oh, scusa. Ciao. Quelli cosa sono? Sono i miei nuovi AirPod, sono favolosi. Non so come farei senza di loro. Posso vederli? Ah, beh, ok, ma fai attenzione. Sono bellissimi, forse me li procuro anch'io. Gina, no! Va tutto bene, li prendo io. Sapevo sarebbe successo. Tadan! Ehi, ma cosa... che c'è? Erano rotti così anche prima, vero? Mi spiace tanto, non l'ho fatta apposta. Perché doveva succedere? No, non piangere, ti prego. Aspetta, so come aggiustarli. Presto questa custodia diventerà un capolavoro. Mi serve la colla. Applico una linea sottile lungo la custodia. Così. Adesso prendo le pinzette. Le uso per incollare questi brillantini sulla custodia. Non voglio sporcarmi le mani. Uso diversi colori alternandoli. Faccio con calma, il lavoro deve essere perfetto. Non voglio che Wendy si arrabbi ancora di più. Fatto questo, aggiungo un'altra fila. Cerco di fare tutto con precisione. Sarà così colorata. Continuo verso il basso e il fondo della custodia. E poi faccio anche i lati. Devo coprire tutta la superficie. Questo sarà l'ultimo. Wow, guarda che bella! Non vedo l'ora di mostrarla a Wendy. Guarda cosa ho per te. La nuova custodia degli AirPod. Spero ti piaccia. Ma dai, l'hai fatta per me. Grazie, Gina. Sai cosa? Ascoltiamoci un po' di musica. Dai, divertiamoci. Cosa ascoltiamo? Adoro questa canzone. Pronti? Via! Fatti da parte, perdente. Bravo, coniglietto. Cosa? La tua zampa sta cadendo. Vabbè, non è un gran problema. Ho un sacco di altri giocattoli. Quale scelgo? Questo va benissimo. Chissà che cosa hai dentro. Wow, quanta imbottitura. Sembra una nuvoletta. Gina, ti ho portato dei biscotti. Gina, che cosa hai combinato? Quel povero dinosauro. No! Mi sto divertendo un sacco. Oh, ciao mamma. Che ti è saltato in mente? Hai distrutto i tuoi giocattoli. Cosa ho fatto? Sono un mostro. No, non piangere, non prendertela. Prendi questi. Torno subito. Rimedierò io a tutto. Disegnerò diverse versioni di questo personaggio su un foglio usando una penna 3D per riempirlo. Seguo attentamente il contorno, così è facile disegnare e anche molto divertente. Ok, il primo è fatto. Adesso lo disegno di profilo. Sempre seguendo il contorno. Passo alla prossima fase, devo assemblarlo. Ho creato una cornice unendo insieme i due pezzi. Adesso riempio tutto con la penna 3D. Creo dei fili sottili lungo la cornice, come se stessi colorando un disegno. Mantengo le linee molto vicine tra loro. Continuo così, mi sto divertendo molto. Decisamente meglio che lavorare con ago e filo. Non deve essere tutto perfetto, non ancora, ma ricopro quanto più possibile, così dopo il lavoro sarà più semplice. Questo non sarà il giocattolo completo, manca ancora qualcosa. Ecco, il primo lato è terminato. Adesso lavoro sull'altro. Farò la stessa identica cosa, disegno lunghe linee orizzontali. Vado più veloce, ormai ho preso la mano. Ed ecco un'altra parte finita. Passo la penna qui e costruisco i vari strati, poi aggiungo le linee verticali. Così coprirò gli spazi vuoti, non devo dimenticare le orecchie. Ecco fatto, comincia a prendere forma. Ora prendo la carta vetrata e la strofino sulla plastica. Wow, visto che roba! Meglio di come avevo immaginato. Aggiungo i dettagli adesso, coloro i suoi occhi di nero. Ho fatto delle piccole tacche per loro. Faccio l'altro. E adesso cambiamo colore per le guance. Magari potessi truccarmi anch'io così. Questo tono di rosso mi starebbe così bene. Prendo un pennarello nero e coloro la punta delle orecchie. Basta colorarne solo una piccola parte.
C'è ancora una cosa che manca alla coda. L'attacco qui ed ecco fatto, molto bello. Gina, ho qualcosa per te. Davvero? Yes. Tieni. Wow, mamma, è fantastico, l'adoro. Guarda, resta tutto d'un pezzo, anche se lo tiro. Posso anche morderlo. Ah, divertiti, tesoro, vi lascio qui a giocare. Io vado a guardare la TV. Buonanotte, Gina. Oh? Cos'è questo rumore? C'è qualcuno? Mi sarò immaginata tutto. Provo a riaddormentarmi. Ma cos'è? Non è divertente! Va via! Fatti vedere! Mamma! Cosa c'è che non va, tesoro? Mi sa che c'è un mostro in camera! Ma no, va tutto bene, non c'è niente! Sì, l'ho sentito! Era spaventoso! Tranquilla, sei al sicuro! Ci sono! Accendo una di queste luci! Grazie, mamma! I miei occhi! Non riesco a dormire! Non andare via, mamma! Che c'è adesso? La luce è troppo forte! Scusa, cara! Aspetta, forse ho un'idea! Mi serve un po' di colla! La colla non delude mai! Dammi solo un momento. Userò questo stampo a forma di cuore. Metto la colla negli stampi e riempio tutto fino all'orlo. Devo riempire l'intero stampo. Poi lascio la colla a far presa e adesso posso estrarre i cuoricini dagli stampi. Lo stampo di silicone rende tutto più facile, che bella sensazione! Molto rilassante. Non mi serve più lo stampo. Riscaldo la pistola per colla e inserisco il beccuccio nel cuoricino. Così creo un buco. Faccio lo stesso con gli altri. Devo fare tutti i buchi della stessa misura. Ed ecco fatto. Inserisco delle luci a LED dentro i cuoricini. Entrano alla perfezione. Non ci vorrà molto. E il risultato sarà spettacolare. Avrei dovuto pensarci prima, Gina sarà contentissima, sono così carini! E a posto! Adesso accendo le luci! Wow, che bello! Sono le luci più belle di sempre, grazie mamma! Sono così carine! Lo penso anch'io, dormi bene, a domani! Ah, così va meglio! Fantastico, non vedo l'ora che cominci la festa! Credo sia tutto pronto! Buon compleanno! Grazie, mamma! Guarda, questo è per te! Oh, un testone gigante! Proprio quello che ho sempre voluto! Sapevo ti sarebbe piaciuto! Non so cosa dire! Sto scherzando, questo è il tuo vero regalo! Ci avevo creduto! Wow, grazie, mamma, l'adoro! Thank you. Però fai attenzione, ok? Certo, puoi giurarci! Ora vai a scuola. Oh, hai una piccola macchia qui. Il testone lo tengo io. Wow, incredibile! Che bel regalo mi ha fatto la mamma. Proprio fantastico. Volevo un nuovo telefonino da così tanto. Oh, sono già a scuola. Ciao, Matthew. Guarda che cos'ho. Così non va bene per niente. Guarda, la mamma ci resterà malissimo. Che cosa posso fare? Che disastro! Non posso starmene con le mani in mano. Gina, stai bene? Non voglio che mi cada il telefonino, si romperà! Tranquilla, ho per te una custodia. Oh, beh, non è proprio il mio stile. Aspetta, ho un'idea, vedrai. Che stai facendo? Faccio un bel makeover alla custodia. Metto il sigillante in un bicchiere. Così dovrebbe andare. Ora mi serve della tempera acrilica, ne metto solo poche gocce. Do una bella mescolata. Voglio mescolare tutto. Non ci vorrà molto tempo e mi piace questo colore. Davvero niente male. Adesso la prossima parte. Ho una tasca da pasticcere. La riempio con la mistura sigillante. Mi sento come se stessi decorando una torta. Il bicchiere non serve più. Uso un bastoncino per spingere questa mistura giù nel fondo della sacca e credo sia pronta. Non mi resta che fare un nodo, così. Meglio assicurarmi che sia bello stretto, non voglio fare pasticci. Taglio l'estremità della sacca. In questo modo, non troppo però. Così va bene.
E adesso versiamo. Ecco la custodia! Devo applicare la giusta pressione alla sacca e creo un motivo a spirale. Continuo così lungo tutta la custodia. Mantengo le spirali vicine l'una all'altra e con un leggero colpetto creo una piccola cima. Non male, davvero! Forse dovrei fare un corso di pasticcere. Possiamo usare sigillanti di colori diversi, ma a me piace questo color lavanda. Ha qualcosa di rilassante ed ecco l'ultima riga. Aggiungo un simpatico koala, lo premo così, voglio che faccia presa. Questo orsacchiotto qui nell'angolo, uso le pinzette per sistemarlo. Non voglio rovinare tutto proprio adesso. Aggiungo qualche altro pupazzetto, sono molto carini. Ora riempio gli spazi vuoti con delle stelle. E mi sa che ho finito. Aspetto che il sigillante si asciughi e voilà! Che te ne pare, mamma? Bello, vero? Sei una vera artista! Devi aver preso da me! Ah, grazie, credo. Allora, quando arriva la torta? Ciao, ciao, ciabatte! Mettiamoci le scarpe! Vediamo! Questi sono della scorsa stagione! E questo paio? Decisamente no! No! Beh! Ma cosa siamo nel 2019? La mia pistola per colla a caldo! Ora sì che si ragiona! Ma prima mi serve uno stampo! Non sono carine le mie dita dei piedi? Guardale! Ora inizia il divertimento! Iniziamo a versare la colla sulle dita dei piedi. Ho scelto i glitter dorati, il mio colore preferito, ovviamente. E una volta asciutto, togliamolo. Qualcuno ha le dita dei piedi d'oro? Uniche nel loro genere. Proprio come me! Via! Eh? Wow! Scarpe nuove! Ok, adoro i mix e gli abbinamenti. Sono anche del mio numero. Ma posso migliorarle. Si vede ancora il tacco. Adorabili e non costano nulla. Yay! Ti piacciono i miei nuovi anelli? Mi piace viziarmi. Wow, impossibile per me resistere all'oro! Wow! Adoro collezionare pezzi antichi! Ma che orologio! È la cosa più costosa qui dentro! Cosa? Sta cercando di dire qualcosa! Non capisco! Eh? È una lettera! Chissà che c'è scritto! C'è solo un modo per scoprirlo! Credo sia una sfilata di modo! Hai ragione! Quindi? Dobbiamo andare! Ok, ma prima gli accessori! Non ho niente di adatto! Sono tutte griffate! Non ho nemmeno una borsa! Ah, no! Cosa c'è qui dentro? No! E qui dentro? Wow, Ellie ha delle mutandine da nonna! Oh, sì! Ah! Ehi! Ehi! Oh, prese! Che cosa è successo? Diamogli un tocco di stile! Ma prima tagliate la parte centrale! Così sono più igieniche! Perfetto! È così che diventa un top! Sunny? Che cos'è stato? Ora è il mio nuovo crop top! È davvero molto carino! Mi sento ispirata! Anch'io sto facendo un po' di modifiche. Guarda cosa può fare questa cintura! Ecco come la indosso! È necessario fare un po' di attenzione nelle gare e attorcigliare. Poi lo facciamo passare qui e qui. Allora solo un altro nodo. Eccoci qua, come sto? Wow, è incredibile! Ti sta da Dio! Lo so! E ora andiamo! Oh mio Dio! Sorridi!
Potrei abituarmici. Baci! E poi li porti entrambi qui. Così capisci quanto vale X. Ehi, un concerto rock! È stasera! Guarda, dobbiamo troppo andare! Wow! Prepariamoci! Aspetta un attimo, devo indossare i miei cerchi! E il mio diadema! Perché sono una principessa! Una principessa fierissima! Assolutamente sì! Aspetta, sono troppo lucida! Giù! Oddio, fortissimo! Sì, che schifo! No! Non va bene! Sì, è piuttosto disgustoso! Aspetta! Guarda, mettitelo! Ok! Non ne sono sicura! Girala! Ok! Sì, proprio così! Davvero? E ora girala! Ok! Così! Wow, sembra super chic! Ti piace? Spacca! Beh, credo che indosserò questo! Che peccato! Non sarò abbastanza bella per questa serata! Ma la speranza è l'ultima a morire! Vuoi trasformare una maglietta semplice in una maglietta fighissima? Tira e applica una grafica di grande effetto! La carta forno funziona benissimo! Toglila e scateniamoci! Bella, vero? Wow! Sì! Sì, vuoi metterti la mia collana? Io! Certo, ti starà benissimo! Bellissima! Andiamo al concerto! Molto interessante! E questa svendita? Ah! Chi è? No! Ho un appuntamento stasera! Devo prepararmi! Prima di tutto i vestiti! No! Indosserò questi! No, sono macchiati! Ma sono il mio paio preferito! Che mi posso mettere? È una mia impressione o sembra una farfalla? Forse posso migliorare un po' le cose. Vai di farfalle! Carinissima! E ora la incollo a questo blocchetto. Presto, prima che si asciughi! Ora dipingiamo la farfalla. Ho scelto un nero intenso. E ora, prima che si asciughi, lo imprimiamo sul tessuto. Fanne quante vuoi! Mi piace un sacco! Copri gli stampi con la carta forno e passaci sopra il ferro da stiro. Dopo averlo fatto per un po', il gioco è fatto! Sono carini, vero? E non ce li ha nessuno? Troppo speciali? Ok, sono pronta! 2004, 2015... Eh? Signorina Ellie, c'è un messaggio per lei! Avvicinati pure! Grazie! Buongiorno! Un appuntamento? Questa è un'emergenza! Qui ci vuole il mio profumo di lusso! Oh, la mia borsa! Oh! Che cosa ho fatto? Oh, cavolo! Devo annullare! Ehi, non posso venire! Anzi... No, niente. Questa è perfetta! Per prima cosa, tagliamo lungo questa cucitura. Poi mettiamo qui la colla per tessuti. Piega e blocca. Una volta asciutto, pratica due fori. E mettici questi pezzi di metallo. Assicurati che siano ben saldi. Poi arriva la catena d'oro, infila il filo fino in fondo e chiudilo.
Carinissimo! Tutto fatto! Questo incidente ha portato a una creazione originalissima, eh? Molto meglio! L'appuntamento è ufficialmente ripristinato! Quasi dimenticavo! È ora di fare festa! Ehi là, vedo che hai il papillon! Ci puoi scommettere? Divertiti! La musica è forte! Niente papillon? Oh, beh no! No papillon, no party! Davvero? Ok, risolviamo subito! Che sta facendo? La mia penna 3D salverà la situazione! Se proprio vogliono un papillon, lo avranno! Devo solo riempire tutto! Finora tutto bene! Ancora un po' qui! E ci siamo! Allora che mi dici adesso? Oh sì, mi piace! Torno subito, ok? Continuate a ballare! Ah, i miei poveri piedi! Perché ho messo i tacchi? Fiu, che sollievo! Oh, che schifo! C'è spazzatura ovunque! Non posso camminare a piedi nudi qui! Sai le malattie? No, assolutamente no! Dovrò stringere i denti! Oh, cavolo! Ci sono quasi! Au! Wow! Ah, mi verrà un bel bernoccolo! Aspetta, quelle sono scarpe? Ridotte un po' male, ma... vabbè! Si potranno pulire! Un momento... Tutti quei vortici mi danno un'idea! Anche le scarpe malconce meritano una seconda possibilità! Non c'è niente che una penna 3D non possa risolvere! Basta essere un po' creativi! Ancora qualche colore? Sta venendo bene! C'è del vuoto da riempire! Bisogna essere precisi! Un po' di verde chiaro ci sta proprio bene! Anche se ci vuole parecchio! È ora di cambiare verso! Non ve l'aspettavate, eh? E adesso gli ultimi ritocchini! Salutate le mie nuove scarpe personalizzate ispirate al grande Van Gogh! Resta soltanto una cosa da fare, metterle! Calzano a pennello, davvero un colpo di fortuna! Ora posso tornare a ballare? Come va, ragazzi? I capelli sono quasi perfetti! Adesso sì che ragioniamo! Ah, perfetti! Oh, forse no. Non riesco a trovare la posizione giusta. Uffa, ma perché? Oh, è già mattina. Chi è? Sono un mostro! Ah, com'è potuto accadere? Ok, sai cosa fare. Su. Andiamo! Dai, ti prego! No, non va bene! Il mio pettine! Ehi, tesoro! Ehi, era la tua merenda! Papà, i miei capelli! Oh? Un problema alla volta! Ok, andiamo! Qui ci vuole la mia penna 3D! È il suo colore preferito, naturalmente! Si capisce che sto realizzando? Non preoccupatevi, ora migliora! Dobbiamo riempire. È un po' noioso, ma aspettate di vedere il prodotto finito. Solo un po' di spazio qui. Perfetto. E adesso farò altre linee in una direzione diversa. Ancora. Un sacco di linee. È un po' ipnotico, vero? Ci siamo quasi. E ora la parte più importante, i denti, naturalmente. In fondo è pur sempre un pettine. Ma questo è più carino! Tadam! Fatto! Wow, è davvero bello! Addio, nodi! Non fa male neanche un po'! Ora sono morbidissimi! Non mi manca il vecchio pettine! Guarda che capelli! Grazie! Oh sì, sono proprio un artista! Ora metto una bella firma!
Ehi, papà! Oh? Che cosa hai fatto stavolta? Siamo io e te. Non proprio. Tieni questo. Ti insegno un trucchetto. Ok. Questo è il tuo nome. Madison. Lo so, papà. Oh, aspetta, ho capito. Fammi provare. Così? Esatto. Poi una A? Sì, continua. Sì, proprio così. Va bene? Ci sei quasi. Un'altra lettera. Così. Dai. Ho sbagliato, sono un disastro. Oh, non dire così, so come aiutarti. Ci serve il fondo di questo barattolo. Ne traccio il bordo con la penna 3D e faccio tutto il giro. Ora aggiungo delle perline con le lettere. Riuscite a indovinare che cosa sto scrivendo? Esatto, Madison! Questo stato extra manterrà il tutto al suo posto. La cosa più bella è che si mette intorno al polso. Figo, non dimenticherò come si scrive il mio nome adesso. Wow! Coraggio, riprova. Credo in te, tesoro. Sì, ce l'hai fatta! Oh, stellina mia! Queste staranno benissimo qui. Tutti amano il cocomero. Il mio parco avrà un look tropicale. Sleghiamo le tende. E credo sia tutto pronto. Proprio bello! Un attimo. Quasi dimenticavo. Il mio cocomero, com'è bello! Lo porto in soggiorno. Oh no! Oh, perché mi va sempre tutto storto? E adesso che faccio? Oh, ho trovato! Ah, il negozio è chiuso! Ma mi serve un cocomero! Ne troverò uno? Non mi piace per niente! Forse qui mi andrà bene? Mi sa che ho avuto una pessima idea! Oh! Oh! Finalmente, deliziosi cocomeri! La mia t-shirt! Adesso non ha importanza! Oh! Non ho una busta per trasportarlo, ma... forse non me ne serve una! Faccio qualche buco in più sulla mia t-shirt. Tanto è già rovinata. Ok, così dovrebbe andare. Me la tolgo e poi la giro al rovescio. Poi la annodo così. Perfetto! Il cocomero va qui dentro. Così posso trasportarlo a casa. Proprio quello che mi serve. Andiamo! Tornate a casa tutti d'un pezzo. Metto il cocomero qui sul tavolo. Questa si è rivelata davvero utile! Ehi, hai un cocomero! Ne voglio una fetta! È così gustoso! Che buono! Devo buttare la spazzatura! Che stanchezza, vorrei solo poltrire! Che puzza! Oh no, c'è Chris! Non voglio che mi veda così! Sembro spazzatura anche io! Perché doveva sedersi proprio lì? Oh, devo escogitare qualcosa e subito. Mi nasconderò finché andrà via. Oh, dai, Chris, va via! Oh no, sta venendo da questa parte! Adesso che faccio? Non ho altra scelta. Cosa? Non ci posso credere! Sto arrivando! Oh, ora sì che sembro spazzatura, ma almeno ho evitato una figuraccia. No, pessima idea! Dai, su, pensa, deve esserci qualcosa che posso fare. Forse la spazzatura può aiutarmi a mali estremi, estremi rimedi. Insomma, potrebbe andare peggio. Cosa? Non ci credo! Tutto bene lì? Sì, sì, vai via! Aspetta, ma sei Luna? Ciao, Chris! Ma che fai? Guarda come sei conciata! Non c'è bisogno di farmelo notare. Che sfigata! Che cattivo!
No, non può essere così difficile. Che fastidio! Oh, salve! Ma cosa... Mi serve quel vestito, facciamo a cambio? Sei matta? Ew. Ma era un affarone! Forse ho trovato! Devo solo togliere le braccia dalle maniche e infilarle nel colletto della maglia. Poi annodo le maniche sul davanti e intorno al collo. Carino davvero! Oh, i capelli! Così va meglio! Cosa, non ci credo! Sì, arrivo! Chris? Ehi, torna qui! Ciao, come va? Ehi, Luna! Gran bel look! Grazie per averlo notato! Oddio, è così divertente! Oh, mi ha mandato un messaggio tenerissimo! No, guarda, Chris mi ha chiesto di uscire! Cosa? Gelosa? Aspetta! Guarda qui! Chris ha chiesto anche a me di uscire! Oh, come può farmi questo? Ah, uomini! Deve esserci un errore! Ma chiaro, non ti chiederebbe mai di uscire! Solo una di noi può uscire con Chris, ok? Ok! E quella sarò io! Sì, come no, staremo a vedere! Stupirò Chris! È un gioco da fare in due! Volevo metterlo io, quel rossetto! Oh, che peccato! Non c'è problema! Adoro questi orecchini! Non mi piacevano comunque! Questi sono più eleganti? Ripetilo finché ci crederai! Prendo la mia borsa! Anch'io! Questa? Stai scherzando? È da 4 soldi comunque! Questi jeans mi stanno sempre bene! Ma sono i miei! No, sono miei! Molla l'osso! Li ho visti prima io! Smettila! Smettila tu! Ah, guarda che hai fatto! Puoi tenerli per me, buona fortuna! Ma come faccio adesso? Non posso indossarli! Oh! A meno che... Devo strapparli ancora di più! Poi infilo le mani nei jeans e li indosso attraverso lo strappo. Così, ecco. Adesso li tiro giù. Wow, fantastico! Ora di andare? Non così in fretta. Bel look, vero? Devo ammetterlo, sono colpita. Ciao! Levati di mezzo! Chris! Ma chi c'è lì con lui? Wow! Oh, ciao ragazzi! Oh, sono gemelli! Facciamo finta di niente. Dopo di te. Sto aspettando Mindy. Oh, eccola, devo andare. Ciao, come va? Che dici, andiamo? Oh? Non riesco ad alzarmi. Che strano. No, è vernice fresca quella. Oh no, non ho visto il cartello. Succedono sempre tutte a me. Non posso alzarmi, sono incollata alla panchina. Succede sempre più spesso. Come faccio adesso? Un attimo, ma ho usato la vernice o la colla? Ops, non dare nell'occhio. Non c'è niente da fare, resterò qui. Aspetta, forse posso aiutarti. Pensavo che avrebbe funzionato. Tira più forte. Dai, su, via dalla mia panchina. Oh, che faticaccia. Non ho più le forze, accidenti. Lo dici a me? Come sto? Dimmi la verità. Bel disastro, vero? Decisamente. Ma forse possiamo rimediare. Mi serve una cosa. Prendo questa. Adoravo questi jeans. Ok, al lavoro, fidati di me. Spruzzo un po' di vernice su tuoi jeans in questo modo. E poi uso un po' di stencil. Vedrai, starai benissimo.
ancora qualche riga qui sotto. Ecco, sarà perfetto. Dovrei lavorare come designer. La parte dietro è a posto, ora davanti. Questo impedirà alla vernice di finirti sulla pelle. Dovresti pagarmi, sai? Ok, qualche piccolo dettaglio ancora. Ecco fatto, finito. Che te ne pare? Wow, fantastico! Incredibile, ho i jeans personalizzati, geniale davvero! A questo servono le amiche. Ok, andiamo. Ma la vernice? Devo averla lasciata da qualche parte in giro. Oh, non posso perderla. Oh, ho appena fatto un grosso sbaglio. Rendiamo più interessante questo fermacapelli. Userò una penna 3D per creare un motivo a spirale, poi mi muovo verso l'alto. Sta avvenendo benissimo. Così dovrebbe bastare. Ora me la sistemo sui capelli. Che ne pensi, Wendy? Adoro! Look favoloso! Pronta? Aspetta, posso premerlo io? Ti prego, posso? Va bene, fai pure! Ci siamo! Cosa dovrebbe succedere adesso? Boh, strano! Provo ancora! Dai! Sarà mica rotto! Che facciamo? Andiamo a casa? Oh, cuffie! Grazie! Mi piace questa canzone! Forza, stupido tasto! Non serve a niente! Ehi, dove le hai prese quelle? Jasmine! Ehi! Oh, che maniere! Vediamo se così funziona! Jasmine! La 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 la! Sul serio? Oh, ok, questo funzionerà di certo. Farà rumore? Oh? Strano. Che cos'ha che non va? Wow! La 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 la. Cos'è successo? Non lo userò più. Ho un'altra idea. Du, 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 ta, 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 ta. Giuro che li ho presi solo in prestito. Ehi, mi serve il tuo aiuto. Bah, lascia stare. Oh no, è che... vede io... Ridammeli. Spero per te che ci siano tutti. Senza rancore? Oh sì, woohoo! Jasmine, dai! Cosa posso fare? Ho trovato! Ba 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 ba! Woo! Avrei dovuto pensarci prima. Disegno anzitutto un cerchio. Ma lascio una piccola sagoma tipo una serratura. Ora la riempio. Devo restare dentro le linee. Quasi fatto. Ecco, ci siamo, direi. Adesso disegno delle linee verticali. Non devo lasciare spazi. Però è un lavoretto rilassante. Mi sento già meno stressata. Ok, prossima fase. Disegno delle linee lungo la sagoma, come a creare una cornice. Faccio lo stesso dall'altra parte e poi riempio. Questo per ora posso metterlo da parte. Prossima fase. Devo disegnare tante linee vicine l'una all'altra. A creare una lunga striscia di plastica. Solo un altro po'. Perfetto! La piego finché è ancora morbida e poi incollo i cerchi. Le mie cuffiette ci entrano perfettamente. Adesso anch'io ho delle cuffie. Oh, che bella canzone! Jasmine! Guarda! Oh? Wow, davvero niente male, Wendy! Lo so, sono unica al mondo. Balliamo? Aspetta, no! Facciamo una guerra di pollici. Devo avvisarti, sono imbattibile. Oh, te la cavi! Una vera battaglia! Arrenditi! Wendy è distratta. Ehi, hai barato! Wow, hai visto? Che succede? Ma dove ci troviamo? Che succede? Non guardare me. Oh, che caldo. Già. Aspetta. Che cos'è quello? Uno scorpione? Oh, che paura! Jasmine? Che stai facendo?
Che fine ha fatto? Non ci capisco più niente. Ti senti bene? Voglio solo l'acqua. Fa nulla. Che caldo, forse posso raccogliere il sudore. Dici? Beh, è pur sempre acqua, no? Ma che maniere che ho, scusa, ne vuoi? Grazie. Ho così sete. Quella cos'è? Questa non me l'aspettavo. Non è una cosa che vedi sempre. Pensavo fosse solo nei film. Wow! Ora va meglio. Guarda che bel cocomero! Proprio quello che mi serve. Che buon profumo. Oh, e dai! Che delusione. Forse questo mi aiuterà. Cosa facciamo adesso? Aspetta, ho un'idea. Disegno una forma simile alla luna. Poi la riempio con linee verticali. Lascio un po' di spazio tra ogni linea. Aggiungo qui sotto un verde chiaro, fino in fondo, giù. Ok, basta così. Adesso serve il rosso. Seguo lo stesso schema. Ma più vado giù, più lo faccio stretto. Sembrerà una fetta di cocomero. Visto? Adesso un po' di dettagli. Questa è la parte più facile. Bastano dei cerchietti neri. Qui, sulla parte colorata in rosso. Ok, devo fare un foro sulla punta del triangolo. Farò altre fette di cocomero e le metterò una sull'altra. Poi metto un filo di plastica nei fori e leggo tutto insieme. Sarà un ventaglio. Perfetto con questo caldo. Wow, rinfreschiamoci un po'. Oh, che bella aria fresca. Oddio, Jasmine! Mi dispiace! Ah, te l'ho fatta! L'ho trovato dentro una roccia. Ma che scherzi mi fai? Non mettermi paura! Almeno io ho un ventaglio. Pronta? Forza! Oh, quasi! Sì, ho vinto io! Premo io il tasto. Oh, che bell'abito! E che splendido bouquet! Hanno un profumo buonissimo. Oh, quanto mi piace! Ciao, Wendy! Oddio, guarda quell'anello! Jasmine, non ti avevo vista! Ma che fai? Oh, che romantico! Dico, scherziamo? Quello è mio! Mio! Non più, adesso è mio! Lascialo! Giammai! Sapete, me ne vado! Fermati! Oh, l'hai rotto! Dov'è il diamante? Ma perché l'hai fatto? Non piangere! Doveva essere il più bel giorno della mia vita! Dai, smetti di piangere! Lo so, adesso calmati! Non mi va mai bene niente! Non è giusto! Farò un anello tutto mio! Ah? Aspetta! Forse posso rimediare! Metto un po' di colla sull'anello. Lasciamola asciugare un po'. Poi immergo tutto nel glitter. Così sarà tutto scintillante. Wow! Wendy, tieni, è per te. Un anello? Per me? Davvero? Certo! Oh, mi hai resa così felice! Che bello! Puoi tenerlo. Wow, grazie! Che te ne pare? Adoro, sei così generosa! Siamo bellissime! Ottimo lavoro! Non è male questa custodia, ma posso renderla ancora più bella. Mi serve solo la mia pistola per colla. Disegno un cuore e poi lo riempio. Prima che la colla si asciughi, verserò sopra dei brillantini. Ripeto il procedimento con brillantini di altri colori. È perfetta, la adoro. Ehi, ciao, come va? Wow, Gabby? Ma guarda che bella custodia! Dove l'hai presa?
è stupenda. Eh? Oh, parli di questa? È stato facilissimo. Ho solo usato questa. Non mi dire. Mi prendi in giro? Wow, hai un talento incredibile. Ne fai una anche a me? È già mattina? Che bella dormita. Bene, prepariamoci. Una bella lavata ai denti. Che buoni i cereali. Ma che ore sono? Non voglio fare tardi a scuola. Prepariamo lo zaino. Mi serve questo e questo. Devo prendere... un sacco di cose. Spero entrino tutte. Non devo lasciare la mia pistola per colla a casa. Manca qualcosa. Ah-ha. Trovata. Forse dovrei portare degli altri giocattoli. La scuola è proprio noiosa. Niente male. Credo di aver preso il necessario. Ops, ho ripulito tutto. Non è rimasto niente in giro. Ok, ora sono pronta. Meglio andare. Ma è pesantissima. Non posso perdere altro tempo. Ce la devo fare. No! Il mio zaino! Non ricordavo ci fosse un buco sul fondo. Questo non ci voleva proprio. Ora che posso fare? Oh, una scatola di cartone. Potrebbe essermi utile. Posso mettere le mie cose qui dentro. È della misura giusta. Ci sono quasi. A chi serve uno zaino? Ok, riproviamo. Cavolo, è ancora pesante. Non si muove proprio. Non ci credo. Ancora? Ma perché continua a succedere? Inizia a essere frustrante. Ora che posso usare? La mia pistola per colla. L'ultima possibilità. Primo, stendo una sottile striscia di colla lungo la scatola. Senza fretta, voglio che sia precisa. E non voglio lasciare spazi. Continuo disegnando dei quadrati lungo tutta la scatola. È un esercizio rilassante. Una volta terminato, aggiungo altre linee lungo i bordi. Dovranno combaciare con quelle di prima. Sempre con molta attenzione. Faccio due maniglie e le attacco alla struttura. Ora devo solo rimuovere la scatola e avrò una nuova borsa. Tutto grazie alla mia pistola per colla. Mamma, come stai, piccolo? Scommetto che lì dentro si sta davvero bene. Oh, come sei dolce, Gabi. Il piccolo sta bene. Aspetta, fammi rispondere. Pronto? Oh, ciao, come stai? Non stare troppo al telefono. Quel cuscino mi ha fatto venire un'idea. Ok, ciao. Oh, Gabi, ma guardati. Hai visto, mamma? Anch'io aspetto un bebè. Come sei adorabile. Gabi sarà proprio una brava sorella. Un momento, che succede? Sto cercando di sentire il bebè. Sento qualcosa. Forse è il mio pranzo. Cara, fa qualcosa. Aiutami. Ma dai, Gabi si sta solo divertendo. Vi lascio ai vostri giochi. Oh, ho un'idea. Papà, prendi, bevi. Oh, grazie, sei molto cara. Ora ti sistemo un po'. Iniziamo dalle unghie. Davvero? Ok, come vuoi. Aiutami, per favore. E va bene, vediamo che posso fare. Senza di me sei un uomo perso. Vediamo che c'è qui. Ma certo... Gabi adora questa bambola. Ho trovato. So cosa fare. La bambola di Gabi sta per sentire dei piccoli piedini. Mi serve un altro pupazzetto. Lo metto sullo stomaco della bambola. Poi li avvolgo con un po' di plastica e modello dell'argilla proprio sopra. Prossimo passo, la pistola per colla. Stendo della colla sopra l'argilla. Mi muovo in cerchio. Non devo lasciare spazi vuoti. Ora posso sollevare la bambola. Taglio la plastica in eccesso. Il pezzo dovrà essere il più preciso possibile. Ora la parte divertente, colorare la colla. Voglio usare un sacco di colori. È venuto benissimo. Ora lo rimetto sulla bambola. Gabi, guarda un po' cosa ho qui. Oh, wow, la mia bambola aspetta un bimbo. Oh no, sta partorendo proprio adesso. Non perdiamo tempo, dobbiamo intervenire. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. So quello che faccio. Un bel respiro profondo. Ecco, rilassati. Continua a respirare. Sentirai meno dolore. Bene così. Spingi, spingi, spingi. Lascia che ti asciughi il sudore. Come ti senti? Aspetta. Oddio, posso vedere il bebè. Oh, che carina. Ha il... avrà preso dal padre.
È semplicemente incredibile. Hai proprio una bella famiglia. Perché non si vede? Meno male che ho questi fiori. Che profumo! Oh, sono per me? No, dammeli. Ok. Com'è bello vederti. È passato un sacco dall'ultima volta. Infatti. Oh, ecco Chris. Un momento. Che sta facendo Luna? Mi lasceresti da solo, per favore? C'è Gabi. Luna, va via, forza. Vai. Ehi, Chris. Mi devi qualche spiegazione. Oh, ciao Gabi. Che ci fa lei qui? Non è come sembra? Questi sono per te. Oh, carini. Forse dovrai andare. Questo gioco è fantastico. Il modo migliore per passare del tempo. Ci giocherai tutto il giorno. Ehi, Chris? Da dove arrivi? Pensavo di passare un po' di tempo insieme. A tutti piacciono i videogiochi, eh? Anche a me. Adoro quello con il piccolo idraulico. Magari giochiamo insieme qualche volta. Per esempio, adesso. Ma sta scherzando? No, direi di no. Che ne dici? Non credo proprio. Ecco, fammi un po' di spazio. Ti dispiace? Che stai facendo? Non è colpa mia. Lei continua a flirtare con me. Diglielo, Luna. Me ne vado. Dico sul serio, sono innocente. Chris, non sono affatto contenta. Ma non ho fatto niente. Beh, deve finire qui. E so come fare. Non è la mia foto migliore, ma è proprio quello che mi serve. Occorrono alcune modifiche. Metterò una catenina nella parte superiore della foto. Poi prendo la mia pistola per colla. Copro il volto e la catenina con la colla. E poi la ritaglio. È proprio necessario. Fammi dare un'occhiata. Wow, che ne pensi? Wow, fantastica. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Beh, se Gabi è contenta così, allora va bene. Meglio fare uno spuntino. Cerchi un dolcetto? Ce n'è uno proprio qui. Oh, sei tu. Cos'è quello? Quella è Gabi? Ok, me ne vado. Ha funzionato. N'ero sicura. Così impara. Wow, posso vederlo? Per favore, per favore. Wow, è davvero per me? Wow, un braccialetto tutto per me. Non ci credo. Lo indosso subito. Lo adoro. È perfetto. Lo terrò per sempre. Sono così fortunata. Non ti toglierò mai più. Ovunque andrò, tu sarai con me. Questo gioco è proprio bello. Forza, iniziamo una sfida. Devi selezionarla per finire il gioco. Che giornata. Sono proprio stanca. Ci siamo divertiti un sacco. Ecco, ora sei più comodo. Sogni d'oro? Ottimi questi cereali, vero? Devi mangiarli tutti. Non ti piacciono, eh? Nessun problema. Ti darò dell'altro. Andiamo a saccheggiare il frigo. Forza, vieni. Ci deve essere qualcosa che ti piace. Aspetta. Manca qualcosa. Di solito c'è un elastico sulla porta. Questo ti impedirà di aprire il frigo. Non ti è permesso mangiare schifezze, ok? Ok, mamma. Un giorno mi ringrazierai. Chissà che fine ha fatto. Quindi, posso mangiare tutto quello che voglio adesso? Che spettacolo! Vediamo cosa c'è. Frutta e verdura. Che schifo. Ci sarà qualcos'altro? Che schifo. Ma dov'è la roba buona? Ah, eccola. Cioccolato spalmabile, il mio preferito. La voglio. Non ci arrivo. Aspetta, ho trovato. Potevo pensarci prima. Ah, sei mia. Ne è valsa la pena. Ma cosa? Il mio braccialetto. Perché? No! Perché è successo? Non è giusto. Cara, che c'è che non va? Mamma, un disastro! Il mio braccialetto si è rotto! È tutto a terra! Oh, vedo!
Fammi raccogliere le perline. Non so se riesco a ripararlo. La vita è crudele. Aspetta, ma quella è crema al cioccolato? D'acqua. Ho un'idea. Così potrebbe andare. Appoggio il barattolo sul tavolo. Applico una sottile striscia di colla sul fondo. In questo modo. Dovrebbe bastare. Ora prendo le perline. Le metto sulla colla. Le distanzio con delle perline più piccole. Ora, di nuovo con la colla a caldo. Ci copro le perline. Così resteranno in posizione. Giro tutto intorno al barattolo. Ora posso sollevarlo. Gabi, guarda cosa ho trovato. Un nuovo braccialetto. Wow, lo metto subito. È bellissimo. Wow, fantastico. C'è anche il mio nome. Grazie, mamma. Farei di tutto per te. Ci hai provato, frigorifero. Sarò più fortunata la prossima volta. Ok, se lo dice lei. Anch'io potrei creare il mio braccialetto. Dovresti, saremmo come gemelle. Oh, non mi piacciono questi ferri da maglia. Ma quanto mi piace passare del tempo con mia nipote. Oddio, cos'è questo? Fatto, eccellente. Tesoro, cara, guarda che cosa ho per te. Oh? Oh, mi hai fatto un maglione, grazie. Ecco qui. Ah, è piuttosto pesante. Che cosa ne pensi? Grazie, è fantastico. Se lo indosso a scuola, sarò uno zimbello. Mi prenderanno tutti in giro. Ma non mi va che succeda. Guarda come ti sei vestita, buh, sfigata. Oh, non esiste, non lo voglio. Nonna... Oh, si è addormentata. Cavolo, che cosa farò con questo maglione? Aspetta, ho avuto un'idea. È ora di fare qualche magia. Trasformerò questo maglione. Si trasformerà da dolce vita a top. Ok, adesso va molto meglio. Ma adesso queste maniche di cui occuparmi. Le legherò alla vita come una cintura. E adesso devo fare un piccolo nodo. Infilerò l'estremità sotto in modo che non si vedano. Fatto, da maglione oversize ad abito in maglia. Oh, com'è carina la nonna. Farò in modo di non svegliarla. Deve fare un pisolino. Mi tratta così bene lei. Vediamo chi ride di me adesso. Wow, che bel vestito. Grazie, lo ha fatto mia nonna. Wow, diamo inizio alla festa. Ehi, ti ho portato un regalo di compleanno. Oddio, grazie. Prego, ed è ora di mangiare. Adoro i regali di compleanno, sono i miei preferiti. Chissà che cosa sarà. Che emozione! Oh, wow! Che cos'è? Non ha alcun senso dello stile. Ehi! Ti piace? È una gonna, vero? È davvero lunga. In realtà sono dei pantaloni. Mi piaceva il colore. Accidenti, sono orribili! Aspetta, tranquilla. Possiamo risolvere. Oh, va bene, proviamo. È ora di salvare questo disastroso compleanno. Ecco qui i pantaloni larghi. E adesso avrò bisogno di un paio di forbici. Taglierò soltanto questa gamba. Bene, e adesso li toglierò di nuovo. Non sono più pantaloni e li infilo in testa. Poi questa gamba diventa una manica. Ecco, i pantaloni adesso sono una maglietta. Ciao a tutti, sono tornata! Wow, sorprendente! Non sapevo che i pantaloni fossero una maglietta. I ragazzi... Sarà un viaggio fantastico! Non vedo l'ora di abbronzarmi! E ho prenotato in prima classe! A dopo! Devo finire di fare le valigie. Prenderò tutto. Oh, devo portare anche il cappello. Non posso portare queste scarpe. Mi servono le ciabatte da spiaggia.
So di averle da qualche parte. Ah, un topo! Ha distrutto le mie ciabatte! Ah. Restituiscimele, topo! Ho detto dammi! Allora, vattene via! Bene, è andato via! Ehi, aspetta un attimo! Ho avuto un'idea geniale! Ho queste vecchie galosce e devo tagliare soltanto la punta. Ecco qui, è venuta subito via. E adesso devo fare un altro taglio qui. E fatto! Wow, sono fighissime! Adesso un nuovo paio di sandali. Perfetti! Alla faccia tua, stupido topo! E adesso andiamo in spiaggia! È il giorno del bucato! Meno male che non ho tanto da lavare! Oh, i miei jeans! Li adoro! Sono il mio paio preferito! E questo è tutto! Un piccolo carico di vestiti! Ci siamo, non dovrebbe volerci molto! Controllo l'ora sull'orologio e mi siedo qui ad aspettare! Oh, sto imparando così tanto! Sì, sto solo aspettando che il bucato finisca. Oh, affatto! Ti chiamo più tardi. Ok. Ed ecco qui la mia gonna. Cosa? Che cosa le è successo? È così piccola! No, 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 non può essere! Ti prego, fa che i jeans siano salvi. Oh, sembra tutto ok. Meglio provarli per essere sicuri. Forza, infilatevi! Devo solo tirarli su! È inutile! Si saranno rimpiccioliti! I miei jeans preferiti, totalmente rovinati, non ci credo! Che giornataccia! Mi sento come se mi avessero tradito, quasi! Gli ho dato tutto il mio amore! Aspetta, forse posso fare qualcosa! Li metterò al contrario, certo! Devo solo infilare entrambe le gambe e poi li tirerò su! Sì, sta funzionando! Li ho fregati! Addio, gonna! Non ho più bisogno di te! Sì, i miei jeans preferiti rimangono con me! E sono belli come prima! Posso finalmente cominciare questa giornata? Oh, sembra che questa sia la casa! Oh, deve essere la mia consegna! Ecco la sua consegna, signorina! Sì! Adoro ricevere dei pacchi! E questo viene dall'Australia! Devo solo aprire la scatola! Dai, nastro, staccati! È inutile! Ma certo! Userò le forbici! Ci siamo! Sta tagliando attraverso il nastro! Devo tagliare tutto! Sì! Finalmente posso aprire! Oh no! Le forbici hanno rovinato il cappotto! No, è completamente rovinato! Oh, ma che cosa ho fatto? Ma forse posso sistemarlo! Ok, fammelo indossare e vediamo come sta messo! Adesso mi servono di nuovo le forbici! Inizierò a tagliarlo dove è già rovinato! Ecco, l'ho tagliato tutto intorno! E adesso posso usare la metà inferiore come gonna! I bottoni la terranno ferma! Così! Ho una piccola giacca e una gonna adesso! Ma è incredibile! Devo scattare una bella foto! Questi selfie avranno così tanti mi piace! Sì! Questa è la foto che voglio postare adesso! Oh, spero che le piaccia! Sì! Pensa che sia fighissima! Sì! Non vedo l'ora di rilassarmi. Me lo merito davvero. Ok, devo mettere il costume. Oh no, il costume! È rovinato! Accidenti! Mi ero dimenticata di quella barretta. Così non lo posso indossare. Come farò adesso? Aspetta, penso di sapere come salvare il pomeriggio. Ok, mi servirà questo pezzo di stoffa sul cappello.
Bene, sembra che ci sia molto con cui lavorare. Grande! Inizierò avvolgendolo intorno alla vita. Bene, è come una gonna, carina! Ma non ho finito. Lo tirerò tra le gambe così. E poi lo infilerò sotto il nodo. Adesso arrotolerò un po' il bordo superiore così. E lo userò per fare un altro nodo sulla schiena. Ecco, così non si muoverà. Ta-dan! Ho creato un costume! E adesso posso prendere il sole. Devo rimanere ben idratata. Wow, che costume da bagno figo! Smettila di guardarla, andiamo! È un bel costume, lo so bene, sì. Bene, ho lo stampo e il filler. Riempiamolo. Oh, sbrilluccica, che bello! Ancora un po' e sarà perfetto. Ora lasciamolo asciugare. Bene così, è ora di tirarlo fuori. Adoro il mio unicorno scintillante. Lo metto sulla custodia del cellulare. Come può essere? Devo continuare a leggere. Ok, ora ha senso. E se... Oh, ouch, che botta. La classe dei fighi? Oddio. Ok, calma. Potrebbe essere la tua occasione. Oh, devo entrare. Oh, mio Dio. Ma è fantastico. Guarda quanti studenti fighissimi! Alcuni si fanno dei tatuaggi! E quello ha una chitarra! Fantastico! Continua, questo tatuaggio sarà una figata! Farà male? Spero che abbia sterilizzato gli aghi! Oh, lei sembra una tipa gentile! Forse no! Wow, ha sconfitto quel ragazzo a braccio di ferro! Non ci credo! È l'insegnante! Cosa? Un dress code? Bene, cosa mi serve? Vediamo. Oh, piercing. Un bel po' di piercing. Che faccio? Non sono abbastanza figa per questa classe, ma ho tutti questi compiti già fatti. Un momento. La graffetta. Sì, potrei farci qualcosa. Bene, però me ne serviranno altre. 4 dovrebbero bastare. Ora mi serve una pinza. Metterò questi cerchietti che ho creato su labbra e naso. Ora devo cambiare vestiti e acconciature. È ora di presentarmi di nuovo alla classe. Che schianto! Benvenuta in classe! Fantastica! Sei una di noi! Guarda quei piercing spettacolari! Quanto mi piace! Mi faccio avanti! Ehi! Fallo dopo la lezione, per favore. Ok, va bene. Ma, ehi, siediti accanto a me. Ah, corri! La pioggia ci sta inzuppando. Pare abbia smesso. Per fortuna. Che corsa. Oh, no. La mia scacchiera è rovinata. Ma com'è successo? Aspetta, non ti muovere. Torno subito. Cavoli. Ok, sono quasi pronta. Devo solo proteggermi per bene. Guanti? Ok, mettiamoci al lavoro. Ecco la mia collezione di stampi. Devo solo aggiungere del glitter. Perfetto, ora lo verso negli stampini. Non troppo. Prepariamo altro filler. Me ne serve uno più scuro. Non dimentichiamo i brillantini. Ok, ora lo verso nel secondo stampino. Perfetto. Aspettiamo che si induriscano. Credo siano pronti. Sono venuti benissimo. Devo proprio farne altri. Inizia a prendere forma? Ora mi serve una miscela più chiara. La consistenza mi sembra buona. Nello stampino. Riempio tutto il quadrato e copro i pezzi più piccoli appena fatti. Dovrebbe bastare. Ok, ogni angolo è coperto. Manca questo? Sì, è fatta. Cavoli, è bellissima. Ehi, su con la vite. Ti ho fatto una nuova scacchiera. L'hai fatta per me. Wow, è fantastica. Ehi, giochiamo? Devo assicurarmi che tutto sia perfetto. Ok, ci sono. Adorerà questo regalo. La prenderò di sorpresa. Chi sono? Chi sarà mai? Sicuramente una persona. Oh, Jake, sei tu. Buon compleanno. E guarda, ho un regalo per te. Oh, che emozione. Voglio aprirlo. Adorerà questo cucchiaio?
Oh no! Ma com'è successo? Riavvolgiamo il nastro. Wow, bella questa collana. Sono sicuro che l'adorerà. Per questo compleanno ci vuole un regalo spettacolare. Un momento, è già ora? Oh, cavolo! Non posso fare tardi, devo andare. Oh, ma cosa ho fatto? Ah! Cosa? Wow, la mia forza bruta ha spezzato questo cucchiaio in due? Eh? È brillante. Forse posso usarlo in qualche modo. Ok, con le mie pinze piegherò il manico. Fatto, mi basta anche un piccolo ricciolo. Ora aggiungo una miscela con dei brillantini. Wow, fantastica. Fatto, ora si è asciugata. Wow, è venuto benissimo. Meglio di quanto pensassi. Bene, mi sono salvato per un pelo. Che sta facendo? Oh, si è addormentata. Beh, deve ricevere il regalo. Svegliamola in modo divertente. Wow, siete tutti qui. Ecco a te, è il mio regalo. Spero ti piaccia. Oh, grazie. È il compleanno più bello di tutti. Wow, che profumino questi biscotti. Eccola. Oh, quant'è carina. Adoro quando muove i capelli al rallentatore. Anche i suoi occhiali sono stupendi. Scommetto che con quelli ci vede benissimo. Ciao, vuoi assaggiare un biscotto? Volentieri, grazie. È buonissimo. Ecco, prova anche tu. Ah sì, sarebbe incredibile se accadesse. Dov'è quest'aula? Ok, ci siamo. Ce la posso fare. Andrà tutto bene. Ah, oh no! Au, che botta! Ma su cosa sono caduto? Oh, uno stampino. Quanto è bella! Questa botta mi ha dato un'idea. Userò questi stampini a forma di cuore per farne uno. Bene, ora riempio il centro vuoto. Con questa siringa avrò un risultato preciso. La luce UV lo farà asciugare più in fretta. Ora i brillantini. Questi a forma di cuori, fiori e stelle sono stupendi. Ora lo chiudo con un pezzo della stessa forma. Ti ho fatto questo portachiavi. Oh, wow! L'hai fatto per me! È bellissimo! Che buone! Ah! Ehi, guarda che trofeo! Ho vinto! Ci credi? Non è incredibile? Non sei colpita? Certo, gli orsetti ci entrano alla perfezione. Cosa? No! Non male. Ti mostro come l'ho vinto. Hanno premiato il sub più bravo. Sono io. Sono il miglior sub. Oh, wow. Capito? Sei stato bravo. In realtà, aspettavo di darti questo. Wow, che portachiavi stupendo. L'hai fatto tu? Non è stato difficile. Con una bustina di plastica e delle conchigliette. Dopo ho versato della resina celeste direttamente nella bustina con le conchiglie. Sembra acqua dell'oceano. Ok, dovrebbe bastare. Poi ho semplicemente lasciato asciugare. Dopodiché ho rimosso la bustina. E ovviamente ho aggiunto il portachiavi, proprio in cima. E voilà, portachiavi pronto. Entra benissimo in questa parte della coppa. Oh, wow. Ora la coppa è molto più bella. Sì. Che giornata fantastica. Grazie, tesoruccio. Mi piace concentrarmi sui miei lavori. Oh, ehi, che fai laggiù? No, non guardare. Non è abbastanza bello. Cosa? Fa vedere. Sono sicura che non è male. Ok, ecco a te. Wow, ma è fantastico! Un lavoro incredibile! Oh! Guarda che macello hai lasciato però, Jake! Lo so, ma posso rimediare. Non ti muovere, ti mostro una cosa. Inizio temperando una matita. Guarda che spirale simpatica! Aggiungi un anello e diventa un fiore. Guarda, è venuta meglio di quanto pensassi. Ta-da! Il tuo anello! Non ci credo! Che bello! Non ci credo che è fatto coi trucioli di matita! Ehi! Oh, wow! Oggi è davvero stupenda! Mentre io sono meno stupenda! Cavolo! Oh, sembra molto giù! Ehi! So che posso fare per tirarla su! Queste forbici mi saranno utili! Che stai facendo?
Mi stai spaventando! No! Sì, fermati, devo fare dei tagli. Seguo la linea fino a questo punto. Ah, sì, sono un genio. Ora devo solo toglierti le maniche. Wow, guarda che cambiamento. Ma non abbiamo finito. Oh, gli occhiali? Ok, li tolgo. Non serve vedere bene, giusto? Allargo un po' queste aperture. Fatto. Ok, ho portato il succo, come avevo detto. E ho i bicchieri. Ma non è tutto. Oh no, ho anche della cioccolata. Oh wow, è la mia preferita. Anche la mia. Apriamola subito. Oh, guarda che delizia spalmabile. Mettiamola sul pane. Ecco fatto, questo è per te. Grande, grazie mille. Mi servirà un tovagliolo per questa bontà. È buonissima. Grazie ancora. Di nulla, gli amici servono a questo. Ora ne preparo un po' per me. Ah, oh no, mi è colata tutta sulla maglia. Oh no, prendi questo tovagliolo, dovrebbe aiutare. Ottimo, grazie, spero che funzioni. No, l'ho solo spalmata ancora di più. Oh cavolo, deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, i nastri potrebbero essere la soluzione. Che dovrei farci? Fidati. Ok, tieni su il top. Giralo. Bene, è il momento del nastro. Lo infilo nelle spalline in questo modo. Ok, pronta? Lo faremo passare sopra la testa. Bene, ma non abbiamo finito. Mi serve un altro nastrino. Lo tiro giù facendolo passare attraverso il top. Anche dall'altra parte. Oh, ho capito. Lo prendo io adesso. Lo leggo dietro la schiena. Ehi ragazze, siamo qui per il picnic. Ti ho salvato appena in tempo. Oh, cavolo. Wow. Il tuo outfit è strepitoso. Oh, grazie. Abbiamo un sacco di snack. Vediamo. Oh, wow. Questo vestito è carinissimo. Lo adoro. Oh, no. È troppo costoso. Magari ricontrollando. No, le tasche sono vuote. Forse quest'altra? Cavolo, solo un dollaro. Ok, dovrò pensarci io. No. No, assolutamente no. Proprio no. Oh, finalmente quello che cercavo. Oh, andiamo. Da dove viene questo buco? Non è possibile. Aspetta, ho un'idea. Molto bene. Ho i pantaloni col buco e le forbici. Iniziamo a tagliare. Partirò da qui. Con attenzione, seguendo una linea retta. Ottimo. Ora giro in questa direzione. Ecco il foro. Taglio la parte intorno. Così. Fatto. Ho trasformato questi pantaloni in un top super carino. Ci vuole un selfie mentre lo indosso. Bene, la musica c'è. Ora serve un po' di vernice. Iniziamo a spruzzare. Adoro questo colore. Sta venendo bene. Continuo da questa parte. Perché non c'è? Mandiamogli un messaggio. Ti sto aspettando da un po'. Che fastidio. Che cos'è? Oh no, non può essere. È vernice fresca. No, non posso crederci. Ho la mano sporca di vernice. Aspetta. Oh no, anche i pantaloni adesso. Che disastro. Perché doveva capitare proprio a me? Che posso fare? Magari riesco a pulirli. Prima togliamo la vernice dalla mano. Non si leva. Magari però si toglie dal tessuto. E invece no. È la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Sta venendo un bel lavoro. Mi piace. Quella ragazza sta piangendo. Mi dispiace. Sì, sta decisamente piangendo. Oh, ehi, scommetto che posso fare qualcosa per te. Parli con me? Sei l'unica persona oltre a me nei paraggi. Vieni qui. Beh, tanto vale vedere che cosa vuole. Ehi, 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 smetti di piangere. Ecco, prendi questo. Oh mio. Oh, scusa. Ecco il fazzoletto. No, va via. Non mi stai affatto aiutando. Aspetta, aspetta. Giuro che ti risolvo il problema. Sta ferma. Ti spruzzo altra vernice sui pantaloni. Girati, per favore. Bene, sta venendo una cosa fantastica. Va solo aggiunto il colore sulle gambe. Metterò un po' di giallo qui all'esterno. Oh, sembra fantastico. Fa anche l'altro lato. Sì, più vernice ovunque. Oddio, è incredibile. Non riesco a crederci. Beh, non c'è che dire. Sono soddisfatto del risultato. Wow. Che bello. Dovrei pagarti per quello che hai fatto. Wow, grazie mille. Ciao.
Non ci credo, guarda quanti soldi mi ha dato. Ehi, scusa il ritardo, finalmente sono qui. Ho delle brutte notizie. Vieni, forza, sbrigati. Oh, ehi, sei tornata. Guarda, ho un nuovo cartello. Design unico, $10. Oggi il tempo è incredibile. Salve, signorina. Ecco il menù di oggi. Grazie. Oh, mio Dio. È seduto laggiù, da solo. Mi sta guardando. Facciamogli un salutino. Ma che cavolo? Cos'ho che non va? Quel tentativo di flirt non è andato a segno. Oh, i suoi capelli rossi sono fantastici. È così carina. Cosa? Gli piace quella? Onestamente, credo sia una delle mie torte migliori. Oh, sembra che il ragazzo sia pronto. Vado. Buongiorno, cosa posso portarle? Wow, che bella divisa rossa. È il mio colore preferito. Oh, beh, sì, è bella. Ma posso portarle qualcosa? Oh, certo, prendo questo, per favore. Ha detto che il rosso è il suo colore preferito? Non ho niente di rosso addosso, né sui vestiti né tra i capelli. Non è giusto, che ne sapevo io? Le ha dato tutte le attenzioni perché ha quel grembiule rosso. È super arrabbiata perché quel cliente ha flirtato con me. Beh, ecco il suo ordine. Spero le piaccia. Non ci credo. È ingiusto. Che rabbia. Ecco a lei il suo ordine. Ha un aspetto fantastico. Tutte le mie verdure rosse preferite. Buon appetito. Che sta facendo? Mangia solo cibi rossi. Oh no, un'altra ragazza. Ed è vestita di rosso. Guarda come la guarda. È solo perché è vestita di rosso. Un attimo, forse se potessi... Ma certo, so cosa posso fare. Vediamo, che posso usare? Sì, il mio ombrello rosso. Lo aprirò. Trasformiamolo in una gonna. Mi piace la sua forma, ma anche il colore brillante. Oh, mi sta guardando. Ciao, come va? Oh, wow! Devo darle subito questo fiore! Devo darti questa rosa! È adorabile tanto quanto te! Grazie mille! Posso avere l'onore? Eh? Che diavolo è questo? Un ombrello o quel che ne resta? Non saprei proprio cosa farci! Oh, wow! Che sonno! È ora di andare a letto! Non vedo l'ora di riposare! È il mio telefono? Dove l'ho messo? Oh, eccolo! Chi mi sta chiamando? Pronto? Ciao! Sono alla festa! È fantastica! Dovresti venire! Ti stiamo aspettando! Sono così stanca! Un momento! Oddio, che giorno è? Me lo sono dimenticato? No! È il giorno della grande festa! Che posso indossare? Oh, questo dovrebbe andare! Ok, una veloce controllata allo specchietto! Ehi, Penny, ce l'ho fatta! Ciao, scusate il ritardo. Signorina, che stai indossando? Oh, hai scelto questo per la festa? Qualcosa, immagino. Accidenti. No, non posso scattarle una foto con la mia fotocamera. Mi dispiace, ma non hai un bell'aspetto. È troppo infantile. Sicuramente serve qualcos'altro. Non ci credo di aver commesso un errore simile. Ci deve essere un modo per risolvere. No, nessuno di questi fiocchi va bene. Troppo da bimba. Basta con questi cerchietti. Oh, aspetta. Ho queste due mollette. Sì, queste possono aiutarmi. Intanto sciogliamo le trecce. Fatto. Ora mettiamoci al lavoro. Molto bene. Ecco la prima molletta. Mi tiro su i capelli e la inserisco in questo modo. Li attorciglio e li attacco così. Poi allargo un po' i capelli, nascondendola sotto. Con delle forcine mi assicuro che rimangano al loro posto. Le inserisco e fisso bene. Ottimo! Ora ovviamente devo passare all'altro lato. Niente più cerchietti con le orecchie. Ehi, Penny, sono tornata. Oh mio Dio, adoro questa nuova acconciatura. Incredibile! Non ci credo che sia riuscita a sistemarli così in fretta. Wow, guardatela! Che capelli stupendi! Ora devo farle una foto. Sì, facci una foto. Siamo stupende. Riempi una siringa con della resina epossidica glitterata e iniettalo in uno stampo con diverse farfalle. Lascia che la resina epossidica si indurisca. Rimuovila dallo stampo. Prendi una catenina e aggancia delle ali. Ora hai dei bellissimi orecchini. Wow, che belli!
Chi ha detto che gli orecchini devono essere costosi? Ciao David, vedi qualcosa che ti piace? C'è così tanto tra cui scegliere. Mi piace questa. Wow, sono così belli! Ma non credo di poter comprare niente. Io vado allora, ciao! Forse dovrei creare dei gioielli tutti miei. Ho tutto quello che mi serve qui dentro. Diamo un'occhiata. Questo mi tornerà utile. Infilerò le perline nel filo. È più complicato di quanto avessi immaginato. Accidenti! Quasi. Andiamo! Ce l'ho fatta. Adesso lo legherò. Oh, proviamo di nuovo. Mi piace molto. È un po' piccolo. Forse posso infilarlo. Ok, non funzionerà. Devo allungarlo. No! Non di nuovo, che noia! Ora basta, stupido bracciale. Voglio solo qualcosa di carino da indossare, accidenti. Ah? Da dove vengono questi limoni? Guarda un po', ce ne sono così tanti. Mi è venuta un'idea. Se sei un fan della frutta e dei gioielli, allora l'adorerai. Taglia a fette un limone, occhio alle dita. Disponi le fette di limone su una teglia e mettile in forno. Cuoci i limoni finché non si saranno essiccati, proprio come questi, ma non sono da mangiare. Poi riempi un contenitore di vetro liquido. Usa uno spiedino di legno per intingere il limone nel vetro liquido. Assicurati che il limone sia completamente ricoperto, poi aspetta che cada il liquido in eccesso. Metti un gancio per orecchini attraverso il foro praticato dallo spiedo e fai lo stesso con le altre fette. Oh, li adoro! Madre Natura sarebbe orgogliosa. E ora che ho guadagni un po' di soldi, il mio negozio è aperto. Cosa ne pensi? Li adoro, ne prendo un paio. Ecco qui. Ciao Ava, adoro i tuoi orecchini. Facciamo a cambio? Certo. Ecco qui. No, li volevo così tanto, sono così carini. Dovrei essere in uno spot pubblicitario per gli shampoo. Che bella nuotata. E ho trovato questa conchiglia. So io cosa fare. Sarà il regalo perfetto. Trasformiamo questa conchiglia in qualcosa di speciale, dipingendola con della vernice blu. Poi ricopriamola tutta. Lasciamo asciugare la vernice e avremo bisogno poi di quella dorata. Aggiungiamo una piccola striscia dorata attorno al bordo della conchiglia così. Adesso prendi un filo di metallo e usa delle pinze per piegarlo all'indietro. Vuoi creare un piccolo anello? Pratica un foro nella conchiglia e infila il filo. Aggiungi una perlina decorativa. Utilizza delle pinze per ripiegare il filo. Non vogliamo che la perlina cada. E adesso prendi un altro pezzo di filo e avvolgilo attorno alla conchiglia. Continua ad avvolgerlo finché non hai qualcosa di simile. Una volta fatto, premi sul filo nella parte posteriore della conchiglia. Aggiungi una catenina e voilà! Puoi sempre portare con te l'oceano. Ehi, posso sedermi qui? Come stai? Ehi! Oh, ciao! Ti ho notata e volevo darti questo. Davvero, per me! Ti starà benissimo, spero ti piaccia. È bellissima! Quindi speravo potessimo uscire più tardi. Forse possiamo prendere qualcosa da mangiare, sarebbe carino. Ma quella è la mia collana? Dove l'hai presa? Devo andare! I maschi! Ops, stavo andando da questa parte. Oh, è carino! Boom! Non farlo più! Ehi, fammi una foto!
Ah, ok. Sì, fammi lavorare sulle mie pose. Certo, stai bene? Sono bellissimo. No! Ci è mancato poco. Aspetta. La mia collana mi ha dato un'idea. Mantieni il telefono al sicuro con questo pratico trucco. Comincia con un po' di filo. Poi avrai bisogno di una perlina decorativa come questa. Infilala nel filo. Poi aggiungi una perlina di colore diverso. Alterna i colori e riempi il filo. Una volta fatto, fai un nodo e ammira il tuo nuovo braccialetto. Ma non tagliare il filo in eccesso. Dobbiamo fare un altro piccolo nodo in alto facendo un cappio nel filo. Metti il braccialetto da una parte. Poi avrai bisogno della tua custodia del telefono. Posiziona il filo attraverso il foro sul lato della custodia. Passa il braccialetto attraverso il passante. Assicurati che sia ben fissato. Ora inserisci il telefono nella custodia. Carino, alla moda e pratico. Figo, eh? Devo solo metterlo al polso e il mio telefono non cadrà più. Wow, ora puoi farmi una foto? Oh sì, così! È una bella foto! È così adorabile! Non posso credere che siano già passate 2 settimane! Abbiamo avuto così tanti bei momenti! Quante emozioni! Oh, ciao David! Devo bere qualcosa, fa così caldo fuori! Ho qualcosa per te! Ma che cos'è, un regalo per l'anniversario? Volevo fare qualcosa di speciale. Oh, grazie! Tieni questa, per favore. Ok. Non è molto, ma spero ti piaccia. È fantastico! È proprio quello che ho sempre voluto! Quindi, non ti stai dimenticando qualcosa? Che cosa? Non capisco. Ti ho fatto un regalo, quindi... Oh, giusto! Non sapevo che ci saremmo fatti dei regali! Non ho niente per Betty! È certo che ho qualcosa! Chiudi gli occhi! Adoro le sorprese! Cosa farò? Oddio! Ah, lo so! Hai bisogno di un regalo al volo, ci pensiamo noi? Rimuovi le linguette da diverse lattine e dipingi le 3 in rosa. Potresti fare un po' di disordine. Dipingi di verde le altre linguette, coprile completamente con la vernice, non perderti alcun punto. Lasciale asciugare. Capovolgile e dipingi anche l'altro lato. Allinea le linguette e uniscile insieme usando degli anelli di metallo. Aggiungi dei ganci per orecchini e avrai dei gioielli unici. Ok, puoi aprire gli occhi. Sono per me! Ti stanno davvero bene. Spero ti piacciano. Oh, li adoro! Grazie! Sono stupendi! Fammi vedere quella lattina. È questo... Wow, che coincidenza! Sei così dolce! Devo solo finire di truccarmi e sono pronta. Ecco, sto benissimo! Anche se mi serve qualcosa da mettere intorno al collo, questo foulard andrà benissimo. Non va bene. Sembra più il mantello di un supereroe. Forse così? Ah, no, non funziona. Non posso indossarlo. Oh, ho un'idea! Devo mettere via la spesa. Oh, è proprio quello che mi serve. Annie, che fai? Mi serve, per favore. Questa andrà bene. O almeno così credevo. Deve esserci qualcosa che posso indossare. Oh, forse potrei usare queste. Come sto? Ridicola, che stavo pensando? Adesso come farò? Non è giusto. Ne ho così tanta fame. Oh, ma come sono buoni. Cosa c'è che non va, tesoro? Voglio avere una bella collana. Aspetta. Penso di avere un'idea. Vorrei averci pensato io. Funzionerà di sicuro. Grazie, mamma. Rimuovi il fondo di un contenitore di plastica per alimenti, scrivi il tuo nome su un pezzo di carta e metti il coperchio sopra. Poi, traccia il tuo nome sulla plastica. Non abbiamo più bisogno del foglio. Usa le forbici per tagliare il tuo nome. Fai attenzione, non fare errori. Adagialo su una teglia e mettilo in forno.
il calore farà restringere la plastica. Attendi che si raffreddi e toglila dal forno. È ora di diventare creativi? Dipingi sulla plastica. Aspetta che la vernice si asciughi. Quindi attaccaci una catenina. La mia collana personalizzata. Wow, è incredibile! Sono finalmente pronta per uscire. Mi mangerò qualche biscotto. Oh? Ma com'è possibile? Oh, quanto mi piace! Vorrei vivere soltanto di cioccolata. Oh, e di gelato, ovviamente. Wow, sono tante schifezze per soltanto una persona. Che stai facendo? Questo è zucchero! Se continui a mangiare così, puoi scordarti il tuo fisico di adesso. Sì, hai ragione, ma sarebbe così male? Sì, finalmente tutta la cioccolata che volevo! No, non voglio diventare così. Oh, devo cominciare a fare sport. Basta, pigiamoni comodi. Da qualche parte dovrei avere dei vestiti per fare sport. Cavolo, ho trovato solo questo. Beh, che c'è che non va? Oh, guardali. Non vanno e basta. Sono sicura che c'è un modo per renderli come i miei. Questa sì che è un'idea. Li stendo bene su un tavolo e prendo le forbici. Li taglio così, così sono più corti. Vado piano e con cura, voglio che il taglio venga bene. Così per tutte e due le gambe. Perfetto, pronti da indossare. Wow, ti stanno benissimo e sono carini, sai? E ti stanno proprio bene. Grazie, andiamo a correre? Devo allacciarmi le scarpe. Avrei dovuto buttare questa gomma. La metto un attimo qui. Ah, mi squilla il telefono. Oddio, che allenamento davvero tosto! Fermati! Ti ho detto di fermarti, perché non l'hai fatto? Che cosa c'è? Cosa? Non capisco. Una gomma! Mi ci sono seduta sopra! Ma perché la lasci sempre in giro, accidenti? E io che ci faccio adesso con questi? Sai cosa? Sistemali tu! Ok, anche se... non so come si leva la gomma. Entro oggi, grazie. Ah, ridicolo. Non posso credere che tu l'abbia fatto. Ci sarà un modo. Aspetta, ho delle forbici, giusto? No, non voglio che me li buchi. Ascolta, fidati di me. So che non ha senso, ma funzionerà. Inizio tagliando i pantaloni. E via! Tolgo soltanto la parte con la gomma. Sì, come immaginavo. Guarda, provala. Ok. Che devo farci con questi? Calmati e girati, su. Devi solo ficcarli qui. Ah, carina! Ma non ho comunque i pantaloni. Tieniti presto i miei jeans. Ehi, stai da Dio! Ce l'ho fatta! Ok, prego, puoi entrare. Ah, c'è un po' di fila, eh? Speriamo non ci voglia troppo. Sì, la fila si muove! Wow, molto carina! Su, prego! No, mi dispiace. Cosa? Beh, tanto non volevo entrarci, chi se ne frega? La gente deve imparare a vestirsi se vuole entrare. Sentilo! Ma si guardasse con quel suo completo noioso! Aspetta, forse posso provare così! Oh, ho detto no! Ci sarà qualcosa che posso fare! Capelli sciolti e niente occhiali! Ancora tu! No! 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 Oh, ma perché non le entra in testa?
Non è giusto, è così cattivo. E se... se usassi queste forbici? Funzionerebbe? Sì! Scusa, borsa, devo tagliarti. Eccoci qui, fino in fondo. Adesso prossimo step. Usala come top. Ma devo renderlo ancora più figo. L'orecchino funziona. Perfetto! Adesso entrerò di sicuro. Wow! Beh, certo, entra pure. Sì, sapevo avrebbe funzionato. Ok, una pausa all'armadietto. Oh, è così bello! Ciao, ciao, ci vediamo dopo, tesoro. Oddio, è proprio lì! Ciao! Non mi ha neanche guardata, non è giusto! Oh, ma sta piangendo! Sì, piange. Vorrei fare qualcosa per lei. So che ha una bella cotta per Jared. Sai che c'è? Vado a parlarle. Ehi, stai piangendo per Jared? Se vuoi, ti posso aiutare ad attirare la sua attenzione. Prendi il mio bracciale e fai quello che dico. Ok, posso farcela. Ah, speriamo funzioni. Ok, devo togliermi il maglioncino. E poi ha detto di metterlo al contrario. Ok, fatto. Adesso il bracciale. Questa è la parte difficile. Devo prendere i due lembi e farceli passare dentro. Poi li tiro finché non è bello aderente. Adesso abbottono i lembi davanti e li piego per nasconderli. Perfetto! Adesso tolgo gli occhiali e sciolgo i capelli. Ok, sono pronta a sfoggiare il mio nuovo look. Wow! Ma chi è? È pazzesca! Ehi, ti ho preso questo orsetto perché so che ti piacciono. Ma da dove escono tutti questi ragazzi? Oh. Ok, così ha senso. Ah, oh, sono stanchissima. Aspetta, cosa? No! Oh, no, no, no! Di certo questa festa non posso perdermela! Ma non posso uscire così! Ok, calma e pensa un attimo. Uso entrambe le mani così mi sbrigo. Au, questi orecchini mi fanno proprio male, accidenti! Oh no, ho rotto il pettine! E le scarpe rosse col tacco, voilà, decisamente la scelta giusta. Ma come mi vesto? Ah, troppo elegante, troppo casual. Ah, questo è perfetto! Oh sì, questo è l'outfit perfetto! Ehi, pronta per uscire? Oh no, abbiamo lo stesso vestito! Cavolo, e adesso? Non posso uscire così. Oh, aspetta, aspetta, ho un'idea geniale. So come dare una svolta a questo vestito. Incrocio le spalline, così. E uso le mie forbici fidate. Faccio un taglio su entrambi i lati. Wow, sembra quasi un altro vestito. Stasera sarai pazzesca! Questi peluche sono così carini! No, i robot sono più fighi! Wow, un unicorno! È così magico! L'ho visto prima io! Dammelo! E molla! Dai! È mio! No, guarda che cosa hai fatto! È stata colpa tua, povero unicorno! È così ingiusto! Au, le mie orecchie! Cos'è questo baccano? Calmatevi! Ha distrutto il mio unicorno! È tutta colpa di Madison! Ok, penna 3D, non deludermi! E intanto mi serve un pastello, abbozzo un cuore, prendo la penna 3D e la uso per riempirlo usando colori diversi. Mi assicuro di rimanere all'interno delle linee e di non lasciare nessuno spazio vuoto. Wow, niente male!
ma c'è ancora del lavoro qui. Non c'è tempo da perdere. Ora posso ricucirlo. Accidenti, che ansia! Sento davvero la pressione. Taglio il filo in eccesso e applico un cerotto. Non arrenderti, piccoletto. Fiu, un recupero completo. Bene! Wow, grazie, papà! Guarda, Alex è adorabile! Ehi, come va? Bella giornata, eh? Certo che fa caldo! Ma devo andare avanti! Ce l'ho fatta! Ringrazio mamma, papà! Oh, sono esausto, le gambe mi fanno malissimo! Che male! Ma ne è valsa la pena! Ah, devo riposare! Ehi, ce l'hai fatta! Guarda qui! Mi viene da piangere! Non riesco a muovere le gambe! Tutto bene? No, per nulla! Non mi muovo più da qui! Via queste scarpe, finalmente! Ma che cosa hai fatto ai piedi? Devono far male! Aspetta, ti aiuto! Dovrebbe andare meglio! No! Un po' d'acqua? Che ne dici? No, come prima. Torno subito. Dai, pensa. Il congelatore. Ecco che cosa mi serve. Perfetto. Svuoto i cubetti di ghiaccio, non ne ho bisogno. Mi serve questo. Lo metto sul piano di lavoro e cospargo di brillantini. Poi ho bisogno di una pistola per colla. Ne metto un po' in ogni sezione fino in cima. Così. Con questa si fa subito. Devo essere veloce, ci passo sopra altri brillantini coprendo per bene. E poi lascio che la colla faccia presa. Capovolgo il vassoio, do qualche colpettino. E adesso dovrebbe staccarsi. Con questo Alex starà molto meglio. Ah sì, che bello! Sapevo ti sarebbe piaciuto. È stato come un massaggio, i miei piedi stanno molto meglio. Ce l'abbiamo fatta! Sono pronto a partire! Ehi, non dimentichi qualcosa? Madison ne sarà entusiasta, sarà così romantico! Ehi, Madison, ho qualcosa per te! Cosa, non ci credo! È bellissimo! Non quanto te! Oh sì, sarà fantastico! Lo metto qui, non voglio perderlo! È tutto pronto! Lo infilo nello zaino e posso andare. Coraggio! Sarà il giorno più bello di sempre. Non vedo l'ora di vedere come reagirà Madison. Niente può rovinare questo momento. Ho pianificato tutto. Alex, sei qui. Sono così felice. Ho qualcosa per te. Ma dov'è finito? È solo un secondo. È qui da qualche parte. O almeno spero. Che emozione! Aspetta. Dai, non può essere! Tutto bene? Ho perso il tuo regalo! Aspetta, che c'è? Tutto bene? Sì, so come fare! Questa farfalla mi ha ispirato! Metto un foglio di plastica sopra questo disegno e lo tengo fermo con lo scotch. Poi ricalco con la penna 3D. Comincio dall'esterno. Fin qui tutto bene. L'ala è finita. Ora passiamo ai dettagli. Faccio dei cerchietti con la penna e poi finisco il resto. Proprio così. Sta venendo bene. Ora passo al corpo. Beh, metà corpo. Lo attacco a una catenina e faccio lo stesso con l'altra metà. Questi orecchini sono per te. Cosa, davvero li adoro, Alex. Sono stupendi. Li metto subito. Io ce l'ho fatta. Sei incredibile. È il regalo migliore di sempre. Grazie. Qualsiasi cosa per te. Ok, sei pronta? Significa che saremo amiche per sempre. Per sempre. Oh, ti voglio bene, amica mia. Meglio che ne prenda nota. Questa ragazza non mi convince. Assolutamente no. Me ne occuperò io. Salve, ragazze. Ava, a nanna. Che stai facendo? Ok. Diamoci una mossa. Cos'è successo? Ava! Cos'è successo alla mia amica? Ava! Ah,
Grazie per essere venuta, Megan. Allora, che ne pensi? Ta-dan! Bello, vero? È figo, sì. Oh, perché non entri? Lì dentro? Non ne sono sicura. Puoi venire qui un attimo? Eh? Oh, è proprio laggiù. Sì, proprio così. Ah, che imbarazzo. È questo il bagno? Però mi scappa davvero. Non ho altra scelta. La tazza è un po' piccola. Fatta, credo che la lascerò qui. Questa è la mia sala da ballo. Wow! Succo d'ananas fresco, ragazze? Sono abbastanza pulite, certo. No! Ok, andrò a lavarmi le mani. Arrivo subito. Oh? È questo il suo bagno? Accidenti, è più grande di tutta la mia tenda. Oro vero. E a che servono questi? Dovrei premerli? Perché no? Oh? Aspetta. No, fermatelo. Basta, per favore. Fiu. Oh? Oh no. Basta, ti prego, no. Via da qui, Fon. Cosa? Soldi? Non posso crederci. Tutto bene, Ava? Guarda, sono ricca. Oh, Ava. Oh, mi si chiudono gli occhi. Ehi, Megan. Un piccolo aiuto? Signorina, lo zaino. Credo che questo le servirà. Il suo taccuino d'oro. E il suo arredo, naturalmente. Wow, grazie. Bello, vero? Ehi, ho qualcosa anch'io. Portami la roba, ok? È in arrivo. Ehi! Fammi sistemare un po'. Ti ho portato tutto l'essenziale. Come la carta. Quasi come nuova. E anche una matita. Sono rimaste patatine? È tutto tuo. Vedete tutto questo? Immagino. Ehi, portami altra roba. Ed ecco il suo portatile. L'ultimo modello, chiaramente. Proprio così. Oh, posso averne uno, per favore? Fammi pensare, forse ho qualcosa qui dentro. Sì, lo sapevo. Una vera tastiera per PC. Tutta per te. E anche il monitor. Wow, mai avuto un portatile prima d'ora. E anche un telefono. Non è possibile, sei un mito. Invidioso io lo sarei. Almeno io ho questi. Sono centinaia? Sì, li vuoi? Ehi, fermo! Prendili! Ah, presi! Sono un uomo ricco! Niente da vedere qui! Non posso credere che l'hai fatto! In ogni caso mi metto al lavoro! Mi serve proprio un aiutino! Vediamo un po'! Bingo, andrò alla grande! Oggi strada panoramica per venire a scuola, che mi sono persa. Belle scarpe, eh? Sono davvero originali. Direi che sono uniche al mondo. Wow! Ciao! Oh, stai cercando delle risposte? L'anello ce le ha tutte. Fighissimo, vero? Il mio hashtag è fortunata. Arrivo, signorina! Il numero è il 39, giusto? No. Che ne dice di queste? No! Ah, ok. Che seccatura. Queste? Mm-mm. Queste? Beh, neanche per idea, basta così. No, mi dia un'altra chance. Ah, devo pensare a qualcosa e so esattamente a che cosa. Scarpe semplici non è un problema. Un bel foulard può cambiare tutto. Lo taglio per adattarlo. Suole dorate, che cosa c'è di meglio? Le dà un qualcosa in più, la perfezione. Che noia. Le piacciono?
Sì, anzi le amo. Sono della mia taglia. Oh cavolo, ce l'ho fatta. Le scarpe più belle che esistano. Grazie, grazie. Si merita una mancia extra large. Prenda tutto. Sono un uomo fortunato. Si vola alle Bahamas. Wow, che negozio carinissimo. E guarda quante scarpe. Sembrano caramelle. Mie, mie, mie. Solo queste. Oh, è sufficiente? Un dollaro? Non copri una sola cinghia. Davvero, è tutto ciò che ho. Ma le voglio così tanto. Vediamo che posso fare. Ho queste della scorsa stagione. Cool. Oh, probabilmente dovrei provarle. Spero che vadano bene. Vediamo. Fin qui tutto bene. Non mi convincono del tutto. Apporterei una piccola modifica in casi come questo. Tocca a te prendere l'iniziativa. Tipo, se vuoi dei sandali alla schiava, puoi crearteli da te. Che carini! Wow, li prendo! Sì! A presto! Magari potessi partecipare, ma non ho niente da mettermi. Oh, vabbè. Si va avanti. Cos'è questa roba? Una maglia? Un vestito? Un casino? Boh. C'è altro? Eh? Che cos'è? Wow! Finalmente! Grazie! Sei una vera fatina! Ehi, stai scherzando? No! Colpa mia, scusa. Penso che questo ti piacerà. Wow, è favoloso! Non so, non è molto adatto. Prova questo. Adesso si ragiona. L'adoro! Oh, che sollievo! Divertiti alla festa! Bene, scateniamoci! Che locale figo! Wow! Bello qui dentro! Ehi, ciao! È il mio vestito quello! Oh, che imbarazzo! Oh no, non va bene! Allora lo renderò diverso! Questo slip fa il caso mio, è un colore totalmente diverso! Ehi là, tessuto, prego! Aspetta di vedere cosa ne faccio. Nessun'altra lo indosserà. Questo è certo. Ok, ancora un paio di risvolti e ho finito. Oh, sono tornata? Wow, hai un outfit bellissimo. Il colore è super cool. Già sapevo che l'avresti detto. Balliamo. Arrivo. A volte i soliti vestiti ci vengono a noia, ma questo non significa che devi buttarli via. Con un po' di immaginazione e creatività puoi rifarti tutto il guardaroba. Quale look ti è piaciuto di più? Fatti sentire nei commenti. Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo qui. Wow! Che posto incredibile! È ideale per iniziare il weekend, giusto? Pensi quello che penso io? Oh, non dire altro! Lascia fare a me! Ok! Come va? 2 mini cheesecake! Mettili sulla mia carta, yo! Mi spiace, ma non l'accettiamo qui! E questa? Bingo! Grazie! Il dessert è arrivato! Ho preso il tuo gusto preferito! Grace? Eh? Oh, ciao! Che stai combinando? Oh! Che sbadato! Beh, visto che sono qui... Non ci credo! Jake mi ha scaricato! Non è possibile! Questo non è accettabile! Prendiamo di petto la situazione! Taglierò in questo modo, fino in fondo. Ora è il momento della vera magia. Un doppio nodo la manterrà ben salda. Poi sistemo la parte superiore in questo modo e la arrotolo sulle spalle. Se serve, rimbocco le maniche.
Questo top è decisamente carino, vero? Sono assolutamente alla moda. Jake? Ancora impegnato, vedo. Aspetto che te ne accorga da solo. Grace? Così prendi solo le mosche? Aspetta, e io? Odio i miei vestiti. Scommetto che potrei farlo anch'io. Eh? Wow. Sì, faccio sempre questo effetto. Che ne dici di un cappuccino gratis? È ora di andare a letto, Teddy. Domani sarà una grande giornata. Ehi! Che succede? Guarda un po'. Rock and roll! Woohoo! Molto bene. Hai fatto progressi, eh? Un concerto rock nella mia stanza. Guarda quelle dita come si muovono. Woohoo! Yeah! Forza, scateniamoci un po'. Sì! Wow, gli orsetti gommosi! Oh, credo che ora siano sul pavimento. Devo salvare almeno quelli blu. Stacy! No! Cosa? Aspetta, non ti agitare. Ma tutti i miei orsetti! Che ingiustizia! Ora mi sento in colpa. Yeah! Vedi questo anello di silicone? Inserisci gli orsetti all'interno della fessura, tutto intorno. Poi, versa un po' di gel liquido. Senza fretta. Ricopri bene tutti gli orsetti. E così avrai un fantastico braccialetto. Rock and roll, baby! Per me? Dammi il polso. Ora avrai gli orsetti sempre con te. Forte! Woohoo! Grazie, fratellone. Semplice amore fraterno. Forte! Ancora una cosa. Cosa? Ho questa fantastica camicia che si abbina alla maglietta. La mia maglietta? Sì. Stai benissimo, fratellone. Solo i veri uomini indossano il rosa. Ehi, sono qui per allenarmi. Vestita così? Lo escludo. Va a cambiarti. Cambiarmi? Oh, ma questo è tutto quello che ho. Leggi. Posso indossare abbigliamento sportivo? Torno subito. Adoro questo esercizio. Sono pronta. Vedi del ghiaccio qui intorno? Hai detto abbigliamento sportivo. Senti lo sforzo. Così va meglio? No, no! Questa ragazza è incredibile. Cosa c'è ora? Così? Non vengo pagato abbastanza per questo stress. E ora? No! Davvero? Oh sì, balla con me. Beh, no. Bene, questo sarà quello giusto. No! E adesso? Sto perdendo la pazienza. Devo rimanere calmo. Perché non mi capisci? Non c'è bisogno di urlare. Che posso fare? Oggetti smarriti? Sembra interessante. Ci sarà qualcosa di utile qui dentro? No. Forza. Ora ragioniamo. Serve solo qualche piccola modifica. Con le forbici inizia a tagliare verso l'alto, in questo modo. Fermati quando arrivi a questo punto. Ora capovolgili. E apri la fessura che hai creato. Ecco fatto. Fantastico. Ecco l'abbigliamento sportivo. Wow, che carino. Oh, l'ho fatto io. Mi piace il tuo stile. Grazie. Oh, devo andare. Sono pronta.
Sei rimasto senza parole, eh? Non ti biasimo. Bene, alleniamoci. Uno, due... Eh? Cosa? Abbiamo appena iniziato. Ah! Ciao, ecco a voi Gina. Wow, ciao, sono così nervosa. Ed ecco a voi Grace. Ehi, ciao a tutti. Pronti a votare? Chi ha il look migliore? Ditecelo nei commenti. Vorresti essere popolare? Cosa indosseresti per accendere la magia? Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora.